CISL sforzi governo ancora insufficienti per rilancio crescita. Ast Terni, presidio a Bruxelles, FIM intervenga la UE. Ideal Standard, FEMCA, istituzioni requisiscano sito di Orcenigo. Saluto a tutti, ben ritrovati dal nostro TG. Dunque, riflettori puntati sempre sulla legge di stabilità con la CISL che oggi pomeriggio in audizione per voce del segretario confederale Maurizio Petriccioli ha ribadito la necessità di sostanziali modifiche alla manovra in direzione di una maggiore equità. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Petriccioli subito dopo l'audizione. Ve lo riproponiamo e a seguire le altre notizie. La linea che esiste fra il rigore dei conti e la necessità di cambiare i vincoli di bilancio per far tornare a crescere il Paese è davvero una linea molto molto sottile. In questo ci sta tutta la difficoltà da parte del governo, che ha provato a forzare i vincoli messi dal fiscal compact utilizzando le flessibilità lì stesso contenute, ha provato a forzare questi vincoli a livello europeo ottenendo una qualche disponibilità, ma non certo quanto sarebbe stato necessario per alimentare la domanda aggregata e far tornare a crescere il Paese. Questa è la linea che abbiamo detto all'audizione come CISL, alle commissioni quinte di bilancio Senato e Camera, e abbiamo chiesto alcuni cambiamenti che giudichiamo assolutamente prioritari: l'allargamento del bonus 80 euro ai pensionati, la necessità di rivedere completamente il taglio al fondo dei patronati che penalizza fortemente cittadini e imprese, la necessità di prevedere all'interno della legge di stabilità un fondo per la contrattazione decentrata all'interno del mondo del lavoro, e certamente poi sbloccare finalmente, ripristinando una normalità all'interno del settore pubblico, i contratti fermi ormai da 5 anni. La contraddizione che abbiamo ulteriormente fatto notare è che il combinato disposto del TFR in busta paga e dell'aumento della tassazione sui fondi, sul rendimento dei fondi pensione, diventa la fine dell'esperienza della previdenza complementare. E pertanto su questi argomenti abbiamo chiesto una rivisitazione e una riscrittura di queste norme per dare un po' più di equità a questa legge di stabilità. Questa mattina si è svolto a Bruxelles il presidio dei lavoratori dell'AST. Siamo arrivati con 3 pullman fino qui in Belgio per chiedere alla Commissione europea e al Parlamento che recuperi rispetto ai danni creati rispetto alla vicenda AST. L'antitrust europea è la principale responsabile, quella presieduta dal Munia e dal presidente Barroso, della mancata cessione a Outokumpu dello stabilimento AST di Terni e di tutti gli assets dell'inossidabile. Aveva il dovere di presidiare che non ci fosse depauperamento degli asset italiani. In realtà la situazione è quella che stiamo vedendo in questi giorni, un taglio drastico della capacità produttiva e dell'occupazione del sito ternano. Per questo oggi pomeriggio stiamo incontrando in queste ore i parlamentari europei, e oggi pomeriggio incontreremo Margrethe Vestager, la nuova commissaria europea alla concorrenza, che è quella che prende il posto di Almunia, e speriamo che segni da subito una grande discontinuità. Proprio oggi, in questo giorno in cui prende possesso del suo incarico, noi vogliamo che la vicenda AST e l'industria siderurgica sia in testa alla sua agenda. Ma intanto siamo rimasti sorpresi della posizione di Ideal Standard quando si sta discutendo per cercare di risolvere il problema e anche a consentire alla Idea Standard stessa di non lavorare più sullo stabilimento di Orfenico, e quindi non avere concesso la richiesta di proroga di cassa integrazione è davvero insignificante, e soprattutto non rende più facile il lavoro di una razionalizzazione e una riorganizzazione. A questo punto io penso, siccome Idea Standard ha avuto finanziamenti statali e regionali
per avere quei macchinari e quell'attività produttiva bisognerà essere conseguenti, quindi chiederemo alle istituzioni locali di fare azioni forti perché quell'area venga requisita. Sono 18 i nuovi super tecnici dei prodotti tipici usciti dal corso di alta formazione per tecnico esperto in creazione e realizzazione di menù delle tipicità enogastronomiche del territorio. L'attività formativa è stata gestita dalla Scuola Alberghiera di Ristorazione di Serra Mazzoni in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Spallanzani di Castelfranco Emilia. La partecipazione al corso era gratuita in quanto cofinanziata dal contributo di solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le aree colpite dal sisma del maggio 2012. Sono state erogate 800 ore di formazione, di cui 450 in aula, 320 di stage e 30 di project work. Io mi sono iscritta a questo corso perché avevo un'azienda di arredamento e la crisi mi aveva molto demotivato, e quindi ho cercato un settore dove ci potesse essere qualche possibilità per ricominciare una nuova vita, cosa che ho trovato con questo corso, poiché mi ha dato molte conoscenze, molti interessi e soprattutto molti motivi di approfondimento di tanti temi estremamente interessanti e coinvolgenti, e questa cosa mi ha aperto nuove possibilità di sviluppo come persona e come professionalità. Ho fatto per 20 anni il grafico pubblicitario, poi avendo in serbo questa passione per la cucina, per la cultura, per la tradizione dei nostri territori, ho deciso di fare questa esperienza facendo questo corso IFTS e fare un 2.0 della mia vita professionale praticamente, quindi rimettermi in gioco nonostante la mia età e facendo questo corso che grazie al quale ho acquisito diverse competenze e professionalità e mi ha aperto diverse strade nell'ambito del turismo, dell'enogastronomia e della ristorazione. L'8 ottobre a Serra Mazzoni è avvenuta la consegna dei diplomi con una cerimonia nel corso della quale gli allievi hanno illustrato i progetti che hanno elaborato per promuovere i prodotti tipici. È stato presentato anche il ricettario 2014 realizzato dagli allievi in collaborazione con alcuni docenti. Contiene le ricette di 13 antipasti, 15 primi piatti, 12 secondi, 9 dolci e 4 tipi di pane. Alla consegna dei diplomi sono intervenuti l'amministratore dello IAL Emilia Romagna Giovanni Corsini, il direttore della Scuola Alberghiera di Ristorazione di Serra Mazzoni Giuseppe Schipano, Fabio Bernizzoni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Mira Guglielmi dell'Assessorato alla Formazione Professionale della Provincia di Modena, Gabriele Valdruccio dell'Istituto Spallanzani, alcuni docenti del corso e Giovanna Cammelli, che ha coordinato l'attività formativa per la Scuola Alberghiera di Serra Mazzoni. Abbiamo lavorato per consentire alle persone di riorganizzare e aggiornare i propri saperi e le proprie competenze per riposizionarsi sul mercato del lavoro. Speriamo di essere riusciti in questo difficile compito, sicuramente grazie a un gruppo di allievi e di docenti con caratteristiche umane e professionali decisamente elevate. Per oggi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e una buona serata a tutti.